Vediamo adesso come eseguire questo esercizio ritmico. Uno strumento eseguirà un gruppo di figure musicali che l'alunno dovrà ripetere con la voce. Il gruppo viene ripetuto una seconda volta dallo strumento, seguito da una seconda ripetizione dell'alunno. Seguirà un gruppo di figure diverso dal primo e si farà la stessa cosa. Si susseguiranno quindi altri gruppi di figure e si procederà nello stesso modo fino alla fine. L'alunno eseguirà pronunciando la sillaba ta dopo aver ascoltato lo strumento. Facciamo un esempio. Ta 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 ta. Ta 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 ta.
Cosa hai imparato da questo esercizio? Quanti battiti durano le figure che hai visto? Questa figura, ad esempio, quanti battiti dura? E questa? Quest'altra? Queste due invece? Abbiamo anche figure diverse, come questa. Oppure quest'altra. Quest'altra. O queste due. C'è una differenza fra le figure della colonna di sinistra con le figure della colonna di destra? Certo che c'è. Queste sono figure di suono. Queste invece sono figure di pausa. Per approfondire questo argomento, guarda la mia video lezione Le durate musicali e il ritmo.